Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova diretta sul canale da pagina da Raw and Nice Cuisine. Io sono Dalila Roglieri, sono una biologa nutrizionista specializzata in dietetica, nutrizione sportiva e culinaria. L'argomento scelto di oggi è relativo un po' al periodo a cui andiamo incontro. Siamo vicino alla Pasqua e la roba di cioccolata di Pasqua è uno dei regali che magari si sceglie di fare in questo periodo. Nasce anche un po' dall'esigenza di voler condividere con tutti voi quelli che sono quello che è la nutrizione, il gusto e la cultura per il benessere legata al cioccolato. Il progetto che porto avanti da Raw Wellness Cuisine ha proprio l'obiettivo di condividere quelle che sono le informazioni legate agli ingredienti, agli aziende, ai produttori che condividono insieme a me lo stesso desiderio di promuovere, come dicevo, la nutrizione, il gusto e la cultura per il benessere, con l'obiettivo comunque di aumentare la consapevolezza e la voglia di mangiare bene. Non vi rubo altro tempo perché le cose da dire oggi sono tante. Ho il piacere di essere insieme a una delle massime esperte di cioccolato che abbiamo in Italia, nel mondo, e la introduco subito. E ve la presento, è Monica Meschini. Ciao Ah, Monica, benvenuta. buonasera. Buonasera, grazie per avermi invitato. È un piacere. Grazie a te per essere insieme a me su Darò. Io ti ho semplicemente introdotta brevemente, ma mi piacerebbe che lo facessi tu e ti presentassi, ci dicessi un po' come sei arrivata ed entrata nel mondo del cioccolato. Beh, diciamo che io sono una persona molto fortunata, come dico sempre, perché ho trasformato la mia passione per il cibo nella mia professione. Nasco sommelier circa 40 anni fa, sommelier del vino, perché non c'erano altri elementi ed alimenti che si trattassero sotto il punto di vista sensoriale. Si parla praticamente dell'epoca giurassica. E a questo punto ecco che ho casualmente avvicinato il mondo del cioccolato andando ad un evento che era l'evento più grande al mondo in quel momento sul cioccolato di qualità ed ho scoperto che il cioccolato che avevo mangiato fino a quel momento non aveva niente a che fare appunto con il buon cioccolato. Così come io sono rimasta stupita, la voglia è stata quella di insegnare agli altri come rimanere stupiti da questo elemento. E da lì tutto è iniziato. Beh, sono passati più di 30 anni di strada, ne ho fatto tanta, prima nel mondo della cioccolateria, con i cioccolatieri e poi anche nel campo, nelle piantagioni. Attualmente sono fondatrice di International Chocolate Awards, che è la più grossa competizione over brand sopra le parti nel mondo, che premia i migliori cioccolatieri, il miglior cacao, i migliori prodotti al cioccolato e relativi nel mondo. Nel 2012, lo stesso anno, è stato un anno catartico, è nato International Institute of Chocolate Cacao Tasting e poi mi occupo anche di tea tasting, quindi di tè, che è l'altra mia grande passione. Quindi è tutto molto breve, sarebbe molto lungo, posso dire che in tutti questi anni ho assaggiato circa 800.000 campioni di cioccolato. Quindi non Quindi sono brava, sono solo allenata. è tanto brava, dai, io ti conosco bene e so anche, sei molto modesta, ma diciamo, come sei una grandissima esperta nella degustazione di cioccolato. Allora, non c'è evento o comunque diretta sul cioccolato che non inizi con il far conoscere l'ingrediente di oggi. E oggi, come prima, diciamo, domanda, ti vorrei un po' chiedere quali sono le differenze. Io qui ho portato tre diversi tipi di cioccolato, li faccio vedere un po' meglio adesso a tutti i presenti. Tre tipi di cioccolato, tre colorazioni diverse legate al cioccolato. Quindi la prima domanda che ti faccio un po' per tutti noi, da che cosa dipende la colorazione del cioccolato e quali sono le differenze tra questi tre tipi di cioccolato? Allora, cominciamo dal cioccolato fondente, che è quello più diffuso e anche quello forse di cui a livello nutraceutico parleremo maggiormente, no? Allora, il cioccolato fondente ha un colore, deve avere sempre un colore molto biondo, molto armonioso, mai ebano, mai nero. Cioè è un falso mito il fatto che più scuro è più cacao c'è all'interno di questa tavoletta. Si possono avere tavolette all'80% che hanno un colore molto simile a quello di un cioccolato al latte. A livello di ricetta, il cioccolato fondente è semplicemente fatto da una parte dei solidi del cacao, quindi il seme del cacao, che a sua
volta ha all'interno parte grassa, cioè burro di cacao, e parte aromatica, e eventualmente un'aggiunta ulteriore di burro di cacao, ma solo come eventuale emulsionante, così come una parte di lecitina di soia o di girasole, sempre per renderlo, no, più fluido, diciamo così, tecnicamente, e zucchero, nient'altro, ok? È ammessa la vaniglia perché è un elemento che in piccola parte potrebbe essere in un cioccolato che non ha aromi, perché è un po' nelle ricette del tempo, insomma, storiche del cioccolato. Però meglio se non c'è, se c'è un buon cioccolato, meglio non avere altre aggiunte, ok? Questo è un cioccolato al latte. Allora, questo è un cioccolato al latte. Devo dire che da quello che vedo da video è un cioccolato al latte scuro. Legislativamente il cioccolato al latte deve avere minimo un 30% di massa cacao, cioè di solidi del cacao, dopodiché latte in polvere e zucchero, ok? Può avere anche questo vaniglia oppure non averla, tutto questo sempre in minima parte. Però adesso vanno molto di moda i latte ad alta percentuale, quindi un latte che legislativamente potrebbe addirittura essere un cioccolato fondente, avere un 50, un 60, addirittura un 70% di massa cacao, ma l'aggiunta di zucchero e di latte in polvere. Perfetto. Passiamo all'ultimo colore, quello più chiaro. Allora, quello più chiaro, che è un cioccolato bianco, che in realtà si chiama bianco ma non deve essere mai bianco. Se è bianco, sicuramente siamo in presenza di un cioccolato bianco rancido, perché con la luce può avere, appunto, si può essere ossidato, e quindi anche il sapore del latte in polvere sarà irrancidito, quindi mangeremo un qualcosa che somiglierebbe molto più a un parmigiano reggiano che non a un cioccolato bianco. Il cioccolato bianco è composto invece da un 30% minimo di burro di cacao, cioè la materia oleosa parte del seme del cacao, che ahimè normalmente è deodorizzato, quindi non ha sapore, non ha odore. Adesso è sempre più frequente il fatto invece che si trattino burro di cacao naturali, che conservano le note aromatiche proprie di quell'origine, quindi floreali, fruttati, con note tostate, più ne ha più ne metta, e in più zucchero, che può essere bianco, può essere di canna, e anche lì vaniglia, mai vanillina. Ricordiamoci questo, la vanillina è una cosa, una molecola assolutamente sintetica, eppure, insomma, uccisiona le papille gustative, quindi nessun motivo per metterla in un buon cioccolato. Perfetto, Monica, quindi abbiamo introdotto innanzitutto i tre differenti tipi di cioccolato: cioccolato fondente, di cui hai già anticipato, tra poco un po' parlerò di quelle che sono le proprietà nutraceutiche legate soprattutto al cioccolato fondente, in quanto contiene comunque più componenti bioattivi rispetto agli altri, cioccolato al latte e cioccolato bianco. La caratteristica che come nutrizionista dovrebbe accomunare questi tre tipi di cioccolato è sicuramente la qualità. Quindi la cosa che mi piacerebbe, ciò di cui mi piacerebbe parlare con te è cosa identifica la qualità di un cioccolato? Quando un cioccolato può essere definito di qualità? Allora, purtroppo sento di dire che tutto ciò che si trova in grande distribuzione o in negozi più o meno, diciamo, non specializzati, non è di grande qualità. Quindi la maggioranza delle persone è abituata a mangiare il cioccolato e non ad assaggiarlo. Infatti noi siamo chocolate taster, non chocolate tester, cioè noi non lo proviamo, noi lo degustiamo, esattamente come un vino. Se io chiedo alla maggior parte delle persone che cioccolato preferisci, quando preferisce il fondente mi dice: io il 70%, io l'80%, senza darmi altre note aromatiche che mi possono far capire, no, o altri elementi che mi possono far capire qual è il cioccolato che queste persone preferiscono. E io faccio sempre un esempio: ma voi scegliereste un buon vino per gradazione alcolica o per note aromatiche? Quindi cominciamo a scegliere il cioccolato per complessità, per note aromatiche, per tipicità, in questo modo. E quindi a seconda dei vostri gusti, a qualcuno piacerà acidulo, a qualcuno piacerà con note più tostate, a qualcuno piacerà più lattico, non a livello di consistenza ma proprio a livello di gusto, o vegetale, eccetera, eccetera, e quindi ognuno sceglierà il
cioccolato che sente più nelle sue corde. Però la cosa importante, come abbiamo detto prima, la prima cosa è guardare il colore, non deve essere mai nero, mai ebano. I semi di cacao sono mogano, sono cannella scuro, quindi per quale motivo un cioccolato è nero? Indipendentemente dal seme e della genetica, è nero semplicemente perché è stato sovratostato. E perché si sovratosta, soprattutto in industria? Per nascondere dei difetti, in particolare la muffa, che è presente nel 99% del cacao che possiamo acquistare in giro per il mondo. Consideriamo poi che quello che va a un pubblico di massa è a sua volta un cacao di massa, un cacao massificato che più delle volte viene anche da un commercio poco equo oppure da situazioni di schiavitù o di sfruttamento, non solo di adulti ma anche minorile. Quindi domandiamoci sempre, no? Cosa stiamo comprando, magari cominciando con leggere l'etichetta. Però l'altra cosa è che deve avere appunto una complessità e che non deve avere difetti né contaminazioni che possono essere anche del packaging stesso, dell'incarto, o perché sono stati conservati, mai conservare il cioccolato in frigo. Il frigo come peggior nemico ha proprio l'umidità, l'acqua, quindi nel frigo c'è umidità. Non mettetelo nella dispensa perché voi aromatizzerete più del 50% di quel cioccolato è burro di cacao, quindi effetto spugna. In poco tempo quel cioccolato saprà di cavolino di Bruxelles o di gorgonzola o di caffè o di curry, di quello che avete nella dispensa o nel frigorifero. Quindi compratene delle tavolette più buone, pagate un po' di più il cioccolato e al limite consumatelo il prima possibile in famiglia, condividendo un piacere, perché il cioccolato deve essere un piacere. Tu hai già menzionato alcuni degli argomenti che poi approfondiremo, un po' quello che è il mondo della degustazione. Come sai, io sono entrata un po', mi hai portato all'interno di questo mondo grazie a uno dei tuoi corsi, parleremo anche di questo dopo. Quando ho conosciuto, io sono sempre stata una mangiatrice di cioccolato per le proprietà del cioccolato e poi anche un po' per appunto il piacere che il cioccolato regala. Insieme a te ho imparato invece quello che è la degustazione del cioccolato e ho conosciuto, mi sono rimasta veramente colpita dalle sensazioni, dagli aromi che in un cioccolato si possono ritrovare, ma è un mondo talmente complesso in cui, come hai detto tu, ci vuole un po' di allenamento, bisogna soprattutto comprare il cioccolato di qualità, altrimenti questi sentori, questi aromi, io mi sono ritrovata a scoprire il mango, a scoprire la banana, a scoprire i cioccolati che non contenevano né banana né mirtilli, ma semplicemente come aromi secondari legati alla produzione del cioccolato stesso. Quindi chi mi conosce sa quanto sono stata anche carpita un po' da tutto questo mondo, motivo per cui ho scelto anche di fare questa diretta insieme a te. Hai parlato di qualità, e quando si parla di qualità si parla anche sempre di costi legati alla qualità, e quindi hai parlato anche brevemente di questo, ma una domanda che spesso mi si fa, o comunque credo che sia accomuni tanti di noi: qual è secondo te è il costo dovrebbe essere il costo di un etto di cioccolato di buona qualità? C'è un parametro di riferimento? E altra domanda, così magari mi rispondi un po' che è tutto, a che cosa sono legati questi costi legati al cioccolato? Allora, la prima cosa è che parliamo di un cioccolato che possiamo trovare tranquillamente, ok? Magari in qualche negozio leggermente specializzato. Sappiamo che se vogliamo acquistare un cioccolato di qualità o un cioccolato bean to bar da degustazione, forse dobbiamo andare a cercare dei siti online o dei cioccolatieri di fama abbastanza alta, chocolate maker, eccetera. Però, dunque, il discorso è che come per quanto riguarda il prezzo, per un cioccolato medio bisogna arrivare almeno a 5-6 euro per un etto di cioccolato. Per un cioccolato da degustazione, che valga la pena di essere degustato, e attenzione, quando si degusta e si degusta sciogliendo anziché masticando, come tu ben sai, noi abbiamo una maggior persistenza e lunghezza, no, nel nostro palato. Quindi il nostro cervello non ci chiede nuovamente ancora cioccolato, anche un modo per fare dieta se vuoi, perché io ho un ricordo nel mio palato più lungo e quindi anche nella mia mente, nel mio cervello, e questo mi permette di avere più soddisfazione mangiandone meno. Quindi diciamo che un cioccolato invece che abbia una persistenza in bocca anche di 25,
30 minuti e quindi un ricordo molto lungo che non sia evanescente può arrivare a costare anche sui 12 euro tranquillamente a letto. Però ripeto, se lo paragoniamo e dobbiamo mangiare 3-4 tavolette, prendere peso e non avere la stessa soddisfazione per arrivare a quel prezzo. E soprattutto domandiamoci, se io pago 100 grammi, 3 euro, nello scaffale del supermercato, considerando che c'è il posizionamento che l'azienda paga al supermercato stesso, il packaging, il marketing e chi più ne ha più ne mette, i semi, la processazione, tutto quello che è necessario per arrivare da un seme alla tavoletta, domandiamoci quanto viene pagato il contadino che lavora nel campo. Forse non viene nemmeno pagato o sicuramente viene sottopagato. Quindi non vive, sopravvive a malapena. E diffidate anche dai marchi come Fair Trade, commercio giusto e solidale, perché in realtà solo una parte di quel prodotto, cioè se voi pagate dal 6 al 18% in più del prezzo di mercato quel prodotto, basta il 10% del totale dell'acquisto dell'azienda per poter poi mettere Fair Trade, cioè commercio giusto, su tutto il prodotto. Quindi anche questa è un po' una bufala, cioè diffidate dai marchi, fidatevi del vostro palato. Hai brevemente prima hai fatto un confronto con quello che è il mondo del vino per il mondo del cioccolato e anche a me, come sai, anch'io sono un'appassionata del mondo del vino e nel vino il marketing, ad esempio, del vino è un fattore che influenza anche spesso il costo del vino stesso. Quanto, ad esempio, invece il marketing nel cioccolato influenza i costi del cioccolato? Beh, il marketing nel cioccolato è fatto solamente dalle grandi industrie. Non esiste un piccolo produttore, un medio produttore che abbia la forza per fare marketing. Preferisce pagare di più il campo, cioè chi lavora nel campo, per ottenere un prodotto migliore. Perché se tu lavori e sei pagato bene o mediamente bene, sei una persona felice che sicuramente seguirà i protocolli dal campo in tutta la processazione del cacao. Sappiamo che fare crescere un cacao come si deve e avere un cioccolato da questo cacao di eccezione è un vero e proprio miracolo, perché è un insieme di tanti piccoli passi senza nessun errore, no? E quindi, cioè, queste persone devono essere pagate adeguatamente, altrimenti vengono pagati per peso e non per qualità, e questo è quello che non vogliamo. Ok, Monica, chiarissima, sei stata veramente molto semplice nel raccontarlo, ma nel spiegarlo nei dettagli. Adesso io ti lascio una pausa per prendermi un po' di tempo invece per spiegare invece quelle che sono le caratteristiche nutrizionali legate al consumo di cioccolato. Prima hai menzionato anche un po' la parola dieta e consumo di cioccolato nella dieta. So che molti anche chocolate tester oggi sono curiosi di sapere magari quanto cioccolato possono inserire nella propria alimentazione. Quindi adesso vorrei un po' spiegare quelli che sono anche i motivi dal punto di vista nutrizionale che mi portano anche come nutrizionista spesso ad inserire il cioccolato all'interno delle alimentazioni. Quando si considera il cioccolato è un ingrediente che ha una doppia faccia, a mio avviso, può avere una faccia estremamente bella, parliamo di cioccolato in quel caso come alimento nutraceutico, o una faccia, come hai detto tu prima, un pochino meno bella, legata all'eccesso di zucchero all'interno del cioccolato. Quindi la faccia bella, dicevo, quando si sceglie cioccolato di buona qualità, scegliamo cioccolato che è ricco soprattutto in polifenoli. I polifenoli sono una delle molecole per le quali il cioccolato è maggiormente conosciuto dal punto di vista nutrizionale. Nel cioccolato in realtà i polifenoli sono una grande classe di antiossidanti. Nel cioccolato ritroviamo soprattutto i flavanoli, nello specifico catechine e beta-catechine, che nell'ultimo periodo sono stati molto studiati dalla letteratura scientifica, in quanto si è visto che danno beneficio a quello che sono i vasi sanguigni. Quindi migliorano sicuramente il tessuto endoteliale dei vasi, migliorano il flusso sanguigno e quindi migliorano la circolazione. Pensate un po' che l'EFSA addirittura, che è la
il garante un po' europeo per la sicurezza alimentare, ha addirittura approvato un claim nutrizionale per il consumo di cioccolato legato all'introduzione di catechine. Quindi secondo l'EFSA, per migliorare un po' quello che è l'endotelio vascolare, bisognerebbe consumare almeno 200 mg di flavanoli al giorno. Questi 200 mg di flavanoli al giorno li ritroviamo semplicemente in 10 g di cioccolato fondente di buona qualità ricco in flavanoli o in 2,5 g di cacao amaro ricco in flavanoli. Quindi per avere un cioccolato ricco in flavanoli, allora, bisognerebbe o fare dei test specifici a livello chimico per andare ad analizzare il loro contenuto, ma poiché questo ovviamente non è possibile, il mio consiglio è quello sicuramente di orientarsi verso cioccolato fondente almeno al 70% di contenuto di massa di cacao, di buona qualità, che poi è la qualità di cui oggi parleremo. Quindi una delle caratteristiche legate al mondo della nutraceutica del cioccolato è sicuramente legato ai polifenoli. Polifenoli che hanno una anche caratteristiche ovviamente antiossidanti. Quando parliamo di antiossidanti parliamo di molecole che impediscono l'ossidazione soprattutto data dai radicali liberi, molecole antinfiammatorie che quindi aiutano anche a invecchiare meglio, quindi anche le classiche, per dirle in maniera semplice, molecole anti-aging fondamentalmente, e quindi che ci preservano da quelli che sono i danni ossidativi che avvengono quotidianamente a livello cellulare. Un'altra, invece l'altra caratteristica del cioccolato e per il quale il cioccolato è noto a livello nutrizionale è dato dalla presenza di sostanze attive a livello sul sistema nervoso centrale. Parliamo di xantine, la xantina più nota è sicuramente la caffeina, che però è presente nel cioccolato ma non in quantità tali come quelle presenti nel caffè, ma la xantina più nota a livello presente nel cioccolato è sicuramente la teobromina. Teobromina che va ad agire sul sistema nervoso centrale, va a migliorare le capacità cognitive, va a stimolare la prontezza, la lucidità e anche a sostenere quello che è il tono dell'umore. Queste caratteristiche, quindi sia la parte antiossidante legata ai polifenoli che la parte psicoattiva, possiamo dire, legata al sistema nervoso centrale, sono ad esempio utilizzate molto in nutrizione sportiva. Come ho anticipato inizialmente, io sono specializzata in nutrizione sportiva, mi piace seguire sia amatori che agonisti, e nella nutrizione sportiva si sta dando sempre più forza un po' a questo ingrediente, ripeto, sia per la componente antiossidante che nello sport è molto è importante, perché lo sport fatto a determinati livelli porta a un aumento dell'ossidazione muscolare, comunque a livello dell'organismo, e che quindi ossidazione che deve essere tenuta un pochino a bada, sia appunto per la capacità ergogenica un po' delle xantine, e a livello stimolanti del sistema nervoso centrale, quindi migliorano la concentrazione, migliora anche probabilmente la performance, ma anche sempre questo deve essere ancora studiato a tutti gli effetti. Però le potenzialità del cioccolato in nutrizione sportiva ci sono. Per quanto riguarda le quantità, quanto cioccolato bisognerebbe consumare? Lo stavamo nominando prima. Dimmi, Monica. Una cosa, perché stiamo sempre parlando di fondente, perché stiamo parlando di sostanze che sono in un cacao che comunque abbia antocianine, eccetera, eccetera. Esatto. Ecco, magari vogliono sapere anche quanto degli altri tipi di cioccolato e se lo possono consumare. Come hai detto tu, in realtà, per quanto riguarda appunto il cioccolato fondente, dicevo, le caratteristiche di cui anche l'EFSA ha dato un claim nutrizionale sono: il consumo è almeno di 10 grammi al giorno, quindi uno o due quadratini a seconda anche dello spessore appunto del cioccolato, ma si può arrivare, per quanto riguarda il fondente, all'interno di, dipende a seconda dei fabbisogni nutrizionali di ciascuno di noi, anche ai 30 fino ai 40 grammi di cioccolato fondente al giorno. Il cioccolato al latte, comunque il cioccolato bianco, in realtà seppur contengono più zuccheri rispetto al cioccolato fondente, parlando di porzioni, la quantità di zucchero comunque non è, e anche a livello di calorie, non è eccessivamente diversa dal cioccolato fondente. Quindi io rimarrei magari sempre su un consumo dai 10 ai 30 grammi, anche per quanto riguarda il cioccolato al latte o al cioccolato bianco, a seconda poi della persona sicuramente. Piani nutrizionali anche mirati al dimagrimento possono includere assolutamente dai 10 ai 15 grammi di cioccolato al giorno,
fondente prevalentemente anche, ripeto, per il mio interesse di quello di promuovere anche il contenuto di antiossidanti, no? E di flavanoli presenti nel cioccolato fondente, e quantità che possono essere dilazionate all'interno dei pasti, partendo dalla colazione, inserendolo negli spuntini e perché no, anche lasciandosi un bel pezzettino di cioccolato anche prima di andare a dormire. Abbiamo detto anche della presenza di caffeina, ma caffeina che in realtà mi capita davvero poco spesso che potesse dare fastidio, caffeina del cioccolato ovviamente, che potesse dare fastidio ed impedire magari un corretto riposo notturno. Solitamente è molto ben tollerata e non dà assolutamente fastidio, anzi, grazie anche alla presenza di magnesio all'interno del cioccolato, il riposo notturno, comunque il migliore riposo notturno, viene spesso favorito. Quindi questo è tutto quello che riguarda la nutrizione del mondo del cioccolato e del perché anche io mi sono anche appassionata a questo ingrediente, perché voglio anche come nutrizionista, ripeto, promuovere il consumo di cioccolato di buona qualità. Dicevamo prima un po' dello zucchero, la faccia negativa di cui parlavo dal punto di vista nutrizionale che riguarda il mondo del cioccolato riguarda soprattutto il contenuto dello zucchero, i zuccheri presenti nel cioccolato di scarsa qualità. Come ben detto tu, un cioccolato di scarsa qualità è un cioccolato che ha anche sentori non qualitativamente positivi e che quindi devono essere spesso nascosti dall'aggiunta di zucchero. Questo zucchero, quando consumiamo cioccolato troppo ricco di zucchero, in realtà entriamo invece in un circolo vizioso, non tanto legato al consumo di cioccolato, ma legato al consumo degli zuccheri, perché il consumo dello zucchero eccessivo presente nel cioccolato di scarsa qualità ci porta ad avere un aumento della glicemia, un aumento dell'insulina, che dopo poco tempo avrà un picco inverso e che quindi ci riporterà a richiedere o a ricercare nuovamente dell'altro cioccolato per ristabilire un po' quello che sono gli zuccheri. Quindi in questo modo ci ritroviamo a ricercare continuamente il cioccolato, snack al cioccolato, ma non tanto per il godimento che ci dà il cioccolato stesso, ma quanto più per la ricerca degli zuccheri. Questo è il motivo invece che a volte mi porta a consigliare di evitare di consumare determinati tipi di cioccolato o snack al cioccolato, ma perché la ricerca continua del cioccolato ricco di zuccheri porta sicuramente in quel caso ad un aumento comunque del peso, a un aumento diciamo quindi al sovrappeso, comunque alle patologie legate all'eccesso di peso. Quindi queste, dicevo, sono le due facce un po' della medaglia del cioccolato. Quando si cerca o si consuma un determinato tipo di cioccolato piuttosto che un altro. Domande, Monica? So che tu sei molto interessata all'argomento anche nutrizione e cioccolato. Sì, no, mi interessa tantissimo. È ovvio che è molto più facile, per esempio, 100 grammi di cioccolato in realtà hanno molte meno, ed è una tavoletta bella grande, hanno molte meno calorie di una pizza. Ben farcita, quindi uno non ci pensa, no, il cioccolato non mangio, poi magari si è fatto una pizza che non finisce più. Anche se 100 grammi di cioccolato sono davvero davvero tanti, quindi è anche difficile consumare 100 grammi di cioccolato in se lo mastichi, però, capito? Certo. Se il cioccolato viene vissuto come un dessert, come un dolce, non come un elemento da degustazione, da piacere, allora sì, ecco che per la ricerca degli zuccheri e perché non hai una persistenza aromatica di quello che stai mangiando, sei costretto a mangiarne di più. È un serpente che si mangia la coda, no? Mi hai lanciato già un po' la palla per introdurre quella che era la domanda che volevo farti. Possiamo dire serenamente a tutti che noi due ci siamo conosciute durante un corso che tu hai organizzato sulla degustazione del cioccolato. Io mi sono iscritta vogliosa un po' appunto di conoscere come si degusta il cioccolato ed ho scoperto questo mondo. Parliamo appunto della differenza tra mangiare il cioccolato, quindi ovvero masticare il cioccolato, e invece degustare il cioccolato. No, mi piace dire una cosa, che adesso ci siamo conosciute, noi in realtà ancora fisicamente non ci siamo mai incontrate, però ormai è un anno e ci conosciamo come due amiche, questo è il buono, no, non della pandemia, ma dell'internet, dei social media, eccetera. Quindi abbiamo sicuramente un buon rapporto. Beh, dunque,
È un corso che è molto tecnico e molto scientifico come approccio, ma questo non vuol dire che non sia per i non addetti ai lavori, cioè può essere tranquillamente anche per un amante del cioccolato. Quindi per la prima volta International Institute of Chocolate Cacao Tasting ha creato una flavor map, no, che ci dice quali sono i sapori e una mappa negativa e una mappa positiva, quindi difetti e pregi in un cacao e in un cioccolato di qualità, e tutto questo l'ha fatto studiando, facendo una ricerca scientifica appunto su altri testi e sulla diciamo la parte chimica del cacao stesso, quindi anche su differenti momenti della fermentazione, eccetera. Quindi è una cosa molto approfondita. Però in realtà, se la vedete, questa flavor map è una cosa carina da vedersi, perché è semplicemente una carta con tantissimi, no? Con tantissimi bollini colorati, che però sono lì non a caso. Tante volte capita che una frutta non sia un frutto di bosco, non sia assieme a un altro frutto di bosco, perché chimicamente fa parte di un'altra famiglia, per esempio. Dunque, i corsi sono. Io ti chiedo un po' prima di parlare appunto del corso che Sì, ora un come po'. si degusta? Adesso arriva come si degusta. Dunque, prima di tutto bisogna, prendiamo la tavoletta fondente, bisogna guardare il colore. Quindi, indipendentemente dalla percentuale di cacao contenuta, che sia 70, 80, 90, anche 100%, quindi che sia massa cacao e non è ancora cioccolato, perché in Italia e in alcune parti d'Europa si chiama cioccolato solo se ha l'1% di zucchero aggiunto, altrimenti si chiama massa cacao, deve avere un colore piacevole, quindi un color mogano, un color marrone chiaro, un color cannella scuro, non deve mai appunto essere nero, essere ebano, perché questo non significa che c'è una quantità maggiore di cacao all'interno di quella tavoletta, ma significa, come ho detto prima, che sarà sicuramente un prodotto sovratostato, e se si sovratosta per nascondere dei difetti. Quindi siamo in presenza di un cacao acquistato a basso costo, con un range maggiore di guadagno e di ricarico per una grossa industria, che potrà appunto spendere di più sul marketing per dirci che quel cioccolato è buono, cosa non assolutamente vera. Dopo aver visto il colore, che ripeto non deve essere mai nero, mai ebano, qualsiasi sia la percentuale di quel cioccolato, dobbiamo portarlo al naso. E l'odore è molto importante. Cioè, questo odore deve essere un odore, non qualcuno mi dice sa di cioccolato, no. Devo, chiudendo gli occhi, percepire delle note aromatiche differenti, che possono essere floreali, possono essere vegetali, possono essere di frutta, possono essere di caramello, possono essere di nocciola. Cosa ci ricorda questo cioccolato? Questo vuol dire che questo cacao è di buona qualità e che è stato anche processato in modo corretto e che non è stato sovratostato né sovraraffinato, e quindi conserva le peculiarità aromatiche tipiche di quell'origine ben trattata in processazione. Ok? Quindi questo è molto importante, quindi lo annusiamo. Una cosa che dovete sempre ricordarvi è che non deve mai sapere né di cocco, né di menta, né di mandorla amara, di amaretto, perché questi tre elementi ci dicono che questo cacao è africano, è di scarsissima qualità. Quindi mi raccomando, se sentite un bounty after 8 insieme, diffidate, questo cioccolato non lo comprate mai più. È stato sicuramente pagato 2 lire nel campo e non è sicuramente una cosa che potrà darvi piacere, se non per i zuccheri, come diceva Dalila prima. Bene, dopo averlo guardato il colore, guardiamo anche però come è fisicamente. È lucido, è ben temperato, è in una buona condizione fisica, oppure ha dei piccoli fori d'aria, ha un affioramento di grassi? Spesso vi capita, il cioccolato è anche un prodotto di impulso, lo si trova vicino alle casse dai tabaccai o nei negozi di alimentari, magari sotto la luce. Ecco, gli shock termici sono molto fastidiosi per il cioccolato. Cosa succede? Che la struttura chimica del cioccolato cambia e praticamente affiora il burro di cacao contenuto in quel cioccolato stesso. Allora, questo cioccolato è ancora buono, lo potete mangiare, lo potete consumare, ma non lo potete degustare bene. Dovreste scioglierlo per riportarlo poi nella giusta condizione fisica,
attraverso una parola che si chiama, è un elemento della produzione di questa barretta che si chiama temperaggio. Si riportano praticamente, si ristabilizzano, no, la parte burro di cacao rispetto al resto, diciamo, del prodotto. Quindi quando trovate un cacao affiorato vuol dire che ha avuto uno shock termico, che è stato tenuto alla luce o che comunque, insomma, non è nelle condizioni migliori per percepire le note aromatiche. Perché quando lo scioglierete, perché ricordate che il cioccolato non si mastica mai, a meno che non sia con inclusioni, con nocciole, con mandorle, con qualche altro elemento, o che non sia un cioccolato di Modica, che ha una struttura storica fatta non per essere degustato, ma per diventare cioccolato in tazza, e quindi ha bisogno di una leggera masticazione prima del scioglimento. Sciogliendo anziché masticando, voi avrete una cosa proverete una cosa eccezionale: non sentirete solo le sensazioni tattili, quindi l'amarezza, la stringenza e tutta una serie di cose che sono appunto tattili del vostro palato, ma riuscirete a percepire similitudini con note aromatiche a voi conosciute, che possono essere il lampone piuttosto che l'agrume o la nocciola o altre cose di questo tipo. Quindi un'altra cosa da fare prima però di scioglierlo è di spezzarlo vicino all'orecchio. Se il cioccolato è in buone condizioni, quindi è bello lucido, non ha l'affioramento di grassi che dicevamo prima dovuto principalmente allo shock termico, ecco che si spezzerà con un suono molto netto. Quando il suono è sordo vuol dire che anche lì ha avuto qualche problemino o non è stato temperato bene, quindi anche in quel senso e in quel caso la vostra percezione delle sensazioni aromatiche sarà più difficile. Non dico impossibile, ma più difficile. Ok, allora io avendo iniziato il corso da principiante un po', lo sai Monica, insieme a te, voglio comunque condividere con tutte le persone che ci stanno seguendo che in realtà inizialmente la voglia di masticare il cioccolato appartiene a tutti. Perché ci siamo un po' abituati a far questo, non siamo mai stati abituati invece al pensare di doverlo sciogliere sotto il palato. All'inizio mi ricordo benissimo che quando abbiamo fatto il corso ti dicevo semplicemente che le uniche sensazioni e gli unici profumi che sentivo erano magari semplicemente cacao, caffè a volte, nocciola, vaniglia, e tu mi dicevi spesso non ti preoccupare perché ovviamente sono i sapori al quale sei abituata. Quindi esatto, quando soprattutto erano delle connessioni anche con la texture o con la sensazione di tostato che era sia nella nocciola che nel caffè, e quindi ti ricordava il cioccolato, queste due cose che già conoscevi. Esatto, poi però un po' con l'allenamento, come hai detto tu, quando si inizia a sciogliere il cioccolato e a fare attenzione a quello appunto che il cioccolato, le sensazioni che il cioccolato ti dà, si entra in un mondo di scoperta. Io adesso ogni volta che mi capita appunto di avere a disposizione uno dei cioccolati che spesso tu mi consigli, perché sono ancora diciamo sotto consigliato da te per la scelta, poi nomineremo alcuni degli esempi virtuosi italiani che ci sono nella produzione del cioccolato, anche per magari alla fine di questa diretta insieme magari ci si chiederà vabbè allora dove lo compro il cioccolato buono, quindi magari qualche consiglio lo daremo anche. E dicevo, adesso quando degusto il cioccolato è come se, ti ho sempre raccontato, iniziassi un viaggio che mi porta inizialmente a sentire determinate sensazioni e poi pian piano a riscoprire durante questa degustazione sensazioni sempre più complesse. Dicevo, mi sono anch'io meravigliata nell'essere riuscita a degustare o comunque a sentire sentori che non avrei mai pensato di poter sentire in un cioccolato. Ma soprattutto tu sei un segugio di difetti. Esatto, cioè, sì. Quindi esatto, tu ti rendi conto se sa di carta o di muffa o di... Sì, sì. La famosa chocolate tester che riesce a sentire la carta ormai nel cioccolato, perché anche quello, sentire anche i difetti di un cioccolato è parte della degustazione stessa, ovviamente. Quando cerchiamo per la degustazione golosa, cerchiamo cioccolati di qualità, e quindi nei cioccolati di qualità che cerchiamo difficilmente appunto si hanno questi tipi di sensazioni poco gradevoli. Però comprando, diciamo, tu ci hai insegnato, mi hai anche insegnato a scoprire le sensazioni non gradevoli nel cioccolato di scarsa qualità. Quindi la carta, ad esempio, che appartiene appunto al cioccolato quando lo si scarta, è una delle sensazioni che si può ritrovare nel cioccolato.
Allora, quindi ho parlato di questo magnifico percorso che è la degustazione, perché ripeto, a me piace sempre condividerlo con tutti, perché si inizia da principianti ma poi ci si riscopre seguti, soprattutto se ci si allena, e poi ci si riscopre anche vogliosi di acquistare e sentire cioccolati di diversi che derivano da paesi del mondo differenti. Però per farlo è sicuramente utile imparare, imparare da corsi di formazione come quello che hai, che fai tu, che di cui prima dicevi, appunto, sono corsi specifici, ma non addetti, non addetti ai lavori, ma che possono far tutti. Quindi mi piacerebbe che ci parlassi un po' dei corsi che organizzi e di come magari qualcuno che si vuole addentrare nel fantastico mondo del cioccolato, come deve fare? Beh, allora, grazie per questa occasione intanto. La cosa importante da dire è che comunque il 90% dei miei allievi sono professionisti, ma non voglio dirvi questo per dirvi che appunto l'amatore del cioccolato, il goloso, non può fare il corso, esattamente il contrario. Vi dico questo, che grandi professionisti, campioni del mondo, conoscono il cioccolato come elemento tecnico per produrre una statua piuttosto che una pralina meravigliosa, ma non avevano il più delle volte men che la minima idea di come degustarlo e prepararsi all'analisi sensoriale. Quindi anche il professionista ha un gap molto forte, ha una lacuna molto forte su questo. Ed è per questo che con il passaparola io ho anche la fortuna, vi potreste ritrovare in classe dei professionisti molto conosciuti, addirittura mediatici, no? In classe insieme a voi, adesso online, però il 17-18 maggio, voglio dire questo prima ancora di spiegare i corsi, 17-18 maggio io ci tengo particolarmente a Firenze, all'Educatorio del Foligno, che è la sede della scuola dell'International Institute of Chocolate and Cacao Tasting in Italia. È un posto, un luogo meraviglioso del 1200 che si trova vicinissimo alla stazione centrale di Santa Maria Novella. Terrò il primo corso post-Covid in presenza. Possiamo essere 4, 5, 15, le stanze sono enormi, ci saranno 3 metri e mezzo da persona a persona, ma se anche dovessimo essere solo 5, io voglio dare un segno. Cioè dobbiamo ricominciare con le regole, rispettandole, buona distanza, mascherina mentre non si degusta, finestre aperte, situazioni areate, senza grande, purtroppo, contatto fisico, però dobbiamo ricominciare. E quindi sono emozionata come il mio primo corso 30 anni fa, il 17-18 maggio a Firenze. Bene, il primo, abbiamo 3 livelli di corso, adesso stiamo preparando il quarto, che è un corso di, è una specie di università del cacao e del cioccolato, quindi sarà un insieme di quasi 500 ore, da cui si detrarranno anche le ore del primo, secondo e terzo livello, perché qualcuno magari vuole cominciare a fare bean to bar, quindi dal seme alla tavoletta, qualcuno vuole solo fare bonbon, qualcuno invece è un pasticcere, quindi ognuno può prendere, no, la sua specializzazione all'interno dell'argomento cacao e cioccolato. Tra i corsi, diciamo, il corso più importante secondo me è il primo livello, perché è come la prima elementare, è quello in cui io ti do l'input e ti dico quali sono le cose giuste e quali sono le cose sbagliate. Poi chiunque abbia fatto il primo livello è capace di camminare piano piano anche da sé, ma senza quello non si va avanti. Naturalmente il primo livello dura 2 giorni, il secondo livello che dura 3 giorni, il terzo livello che dura 7 giorni e può essere fatto tutto in Europa oppure anche in paese d'origine, quindi in Perù piuttosto che in Madagascar. I prossimi che io vorrò fare fuori dall'Italia saranno in Madagascar e a Taiwan, quindi perché si va anche in piantagione. Però secondo me è molto bello anche fare il lavoro e andare a fare un viaggio studio in piantagione dopo che si è già fatto l'esame del terzo livello, con molto meno stress, facendo il terzo livello un po' più a misura di uomo e senza dover fare viaggi lunghi 20 ore, no? Perché comunque è importante essere riposati, essere in condizioni fisiche di relax, eccetera, quando si degusta, se si è stanchi è molto più difficile. Quindi,
Questo è, si chiama International Institute of Chocolate Cacao Tasting ed è l'unico istituto certificato al mondo e facciamo corsi in tutto il mondo. Io li faccio in italiano, in spagnolo e con traduzione in russo, in francese, in ebraico. Personalmente devo dire che mi piacerebbe che tutti i miei pazienti o comunque gli amici frequentassero già il primo livello, perché è quello che già gli porterebbe a scegliere un determinato tipo di cioccolato e ad escludere la maggior parte del cioccolato comunque commerciale che si trova facilmente, che è quello che io fondamentalmente consiglio di non consumare. Quindi già quello sarebbe per me, ad esempio, come dicevo, nutrizionista, un grandissimo vantaggio, perché mi aiuterebbe tantissimo a far mangiare ai miei pazienti o comunque agli amici quello che è il cioccolato ricco di flavanoli di cui parlavamo prima. E, grazie Monica per aver condiviso quello che è il prossimo corso. E, hai menzionato l'International Chocolate Award e parlavamo prima di come scegliere un cioccolato di qualità. Dunque, come si sceglie un cioccolato? Perché tutti mi chiedono qual è il tuo cioccolato preferito? Cioè la prima domanda, no? Come se tu vai da un medico, da te tutti ti chiedono come faccio a dimagrire? Ecco, uguale. Allora, considerando che io degusto più o meno 10.000-12.000 campioni l'anno, circa ogni 3 mesi io cambio cioccolato preferito. È più facile dire quali sono quelli che preferisci in questo momento. E quindi io dico che nello stesso anno in cui è nato l'Institute è nato anche questa competizione a livello mondiale che si chiama International Chocolate Awards e quindi consiglio, siccome è una competizione assolutamente sopra le parti, senza sponsor di cioccolato alle spalle, facciamo un test completamente alla cieca, il nome del prodotto e del produttore viene convertito in un codice alfanumerico, i giudici non sanno assolutamente cosa assaggiano e sono giudici da tutto il mondo, siamo 1500 giudici, adesso stiamo lavorando in remoto che è un lavorone perché voi pensate a circa 10.000 campioni spediti in tutte le parti del mondo, è veramente una cosa che non pensavamo sarebbe arrivata a tanto 10 anni fa quando quest'anno festeggiamo il 10° anno. Quindi quando qualcuno mi dice qual è il cioccolato, io dico ma che tipo di cioccolato vuoi, una tavoletta, vuoi una pralina, vuoi una spalmabile, vuoi un gianduiotto, vuoi un boero, no? Oppure vuoi cioccolato in purezza, io raccomando di andare su www.internationalchocolateawards.com e di guardare nella sua area geografica quali sono i vincitori delle differenti categorie. Così sicuramente avrete non soggettivamente ma oggettivamente un'informazione su qual è il miglior cioccolatiere, chocolate maker o quel che è di quell'area geografica. Oppure, come posso anche suggerire io, cercate cioccolati che sulla confezione abbiano il marchio dell'International Chocolate Award con il premio magari che hanno vinto. Io spesso aiuto in questo modo, quindi quando vedo comunque il marchio dell'International Chocolate Award sulla confezione e il premio magari che sia golden, silver o bronze, capisco che comunque è un cioccolato che è stato valutato da te, comunque dai tuoi colleghi, e comunque per arrivare a essere valutato e ad avere un riconoscimento vuol dire che è già un cioccolato di partenza di grande qualità. E questo devo dire che anche a me che ho fatto il corso però aiuta tanto anche per iniziare a scoprire nuovi tipi di cioccolati, tra virgolette in maggiore sicurezza, possiamo dire in questo modo. Sul mio sito darowellness.com, comunque sulle pagine, sui canali social, mi piace comunque promuovere come con l'obiettivo appunto di promuovere sia la nutrizione che l'educazione al gusto, sia aziende, produttori, luoghi che io chiamo luoghi Darò, che sono quelli che appunto si identificano un po' in quello che è appunto lo spirito di questo progetto, del voler comunicare nutrizione e educazione al gusto, perché ripeto, a me piace sempre dire a tutti che una volta che si inizia anche ad apprezzare il cibo di qualità è molto più facile mangiare bene e avere consapevolezza del perché bisogna mangiare bene, e quindi tutto questo ti porta anche in maniera naturale ad iniziare ad escludere quelli che invece sono i cibi che ci fanno male. Quindi per me come nutrizionista e nel progetto appunto l'obiettivo è proprio quello di avvicinare al gusto del mangiare bene attraverso proprio la consapevolezza del gusto per poi poter
per arrivare a una consapevolezza del mangiare bene per stare bene. Dicevo, quindi sul mio sito ci sono ad esempio due produttori che ho assaggiato come produttori di cioccolato e che consiglio. Sono due esempi, credo, virtuosi, no? di produttori nel mondo del cioccolato, e magari sono italiani. Italiani, appunto, benissimo, sì, perché anche su Darò, appunto, soprattutto cerco di promuovere sempre l'italianità, la regione Puglia anche spessissimo che mi ospita, e quindi mi piacerebbe un po' che raccontassi il perché, ad esempio, questi due produttori, ce li raccontassi e ci spiegassi un po' quali sono le caratteristiche o quali sono comunque perché sono riusciti, ad esempio, a vincere così in tanti anni numerosi premi dell'International Chocolate Award. Allora, intanto questi due sono sul tuo sito, su Darò, sì, no? Quindi perché li hai visitati, hai avuto più modo di conoscerli. Devo dire che ho provato i loro prodotti, quindi sì, sono sul mio sito, perché io stessa, come dicevo, come nutrizionista, li consiglio perché rappresentano lo spirito, nutrizione e gusto per il benessere. Questo è il motivo per cui li ho inseriti. Vorrei dire che siamo fortunati in Italia e nell'area mediterranea, perché facendo degustazione di prodotti che arrivano dall'Asia piuttosto che dalla Papua Nuova Guinea o da qualsiasi tipo di continente, qualsiasi continente, posso dire che oggi i migliori cioccolatieri sono italiani. Su questo non ci piove, ce lo vediamo con i risultati della competizione quando arriviamo al mondiale. Ok, parlo naturalmente non di Bean to Bar, ma parlo soprattutto di cioccolatieri. Comunque anche l'Italia è piccola, anche i Bean to Bar sono di livello molto alto. Questi due che tu hai sul sito sono tutte e due persone che partono dal seme per arrivare alla tavoletta ed oltre. Cioè, il primo è Guido Castagna. Ed è un esempio, molti di voi probabilmente lo conoscono perché è un personaggio sufficientemente mediatico, ma vero, nel senso che l'avrete visto spesso in televisione, ma Guido è esattamente come si vede, perché ci sono tanti che invece sono lì, ma sono diversi da quello che in realtà sono, anche a livello qualitativo. Invece si parla di una persona che è esattamente come lo trovereste nel suo negozio. Benissimo, ha un laboratorio che per adesso peraltro si è ingrandito da poco tempo, e a Giaveno in provincia di Torino, e parte dal seme, e sono già più di 10 anni che produce dal seme alla tavoletta, ma il suo core business è la nocciola Piemonte GP. Perché? Perché lui, da cioccolatiere, ha voluto iniziare a usare prodotti solo italiani, e quindi la frutta in guscio, che peraltro a livello nutrizionale credo che abbia il suo peso, al posto delle panne, no, e delle ganache francesi, più ricche di grassi di origine animale. Non soltanto perché questo rispecchia il suo territorio, ma perché usa anche il pistacchio, usa anche la mandorla, che non sono in Piemonte, quindi, ma anche perché hanno una shelf life, cioè una lunghezza, una durata proprio temporale più lunga come prodotto, quindi hanno meno problematiche che non una ganache che dura soltanto un mese. Quindi voi avete un prodotto fresco per 6 mesi o anche più, perché se è ben ricoperto il cioccolatino è sigillato, e la sua parte, che contiene una parte oleosa come la frutta in guscio, appunto, ha, no, una buona conservazione. Lui però è una persona molto onesta, etica, che ha sempre pagato più del necessario i suoi semi, ha un buon palato, è un chocolate tester terzo livello, e devo dire che è il miglior gianduiotto al mondo. Vi consiglio di andare sullo shop online, di acquistare il suo Juinot, che vuol dire giovanotto, è lui. Adesso non è più un giovanotto, era un uomo, insomma, comincia anche lui a essere più vicino ai 50, però il Juinot è sicuramente il miglior gianduiotto al mondo, perché è un gianduiotto che sembra latte, ma in realtà è fondente. Pochi sanno che il gianduiotto nasce fondente, diventa latte, semplicemente perché Henri Nestlé inventa il latte in polvere, e questo fa sì di ridurre il costo della nocciola, che dopo che il gianduiotto è stato inventato è aumentata di costo notevolmente. Quindi diciamo che il latte in polvere è stato aggiunto per ridurre il costo del gianduiotto e della pasta gianduia.
Quindi è un gianduiotto, il giuinotto, un gianduiotto fondente con un cacao venezuelano spettacolare lavorato completamente da Guido nel laboratorio di Giaveno, e anche le nocciole sono lavorate da lui, quindi è sicuramente il top. Natale è stato uno dei miei regali preferiti, il suo gianduiotto. Adesso è Pasqua, cioè ha delle uova che stranamente riesce a spedire, sono arrivate anche a me meravigliose, le uova gianduia o delle uova anche fondenti meravigliose nel packaging, eccetera. È riuscita a trovare la quadra. Mi hai dato il primo esempio virtuoso, ripeto, la voglia oggi di nominare comunque due esempi virtuosi, perché abbiamo parlato di qual è il cioccolato appunto di qualità, ne abbiamo spiegato le caratteristiche, è giusto secondo me anche indicare degli esempi virtuosi in Italia di persone che lavorano molto bene il prodotto e che comunque a cui fare riferimento come esempi per l'acquisto. Quindi abbiamo parlato di Guido Castagna, ripeto, io adoro anche il suo gianduiotto ed è stato uno dei miei regali preferiti. Parliamo del secondo esempio, anch'esso virtuoso, arriviamo al sud Italia invece, persona siamo, che anche io siamo in Sicilia. Siamo in Sicilia, siamo a Modica ed è quanto mai virtuoso questo esempio, perché riesce a sopravvivere in un'area che ha fatto del cioccolato il suo punto di riferimento anche turistico. In realtà io dico sempre che a Modica ci sono 55 produttori di tavolette di cioccolato che non fanno bean to bar, non partono dal seme, attenzione, comprano cioccolato industriale, ci aggiungono lo zucchero. Ci sono due realtà, una è storica ed è Antica Dolceria di Buonaiuto, che fa solo una piccola parte di bean to bar, ma chi ha sempre fatto selezione del prodotto cacao e cioccolato e fa unicamente bean to bar è Donna Elvira, appunto. Elvira Roccasalva con il marito Giovanni Petrelligeri hanno aperto questo po', una coppia meravigliosa con un grande palato che acquista semi e produce il cioccolato alla maniera modicana, quindi un cioccolato con premessa, un cioccolato che viene lavorato a basse temperature senza aggiunta di burro di cacao, senza concaggio, ma che in realtà ha questo aspetto molto rustico perché è nato per essere cioccolato in tazza, cioè per capire se un cioccolato di Modica è buono, quello va masticato perché altrimenti, come vi ho detto, non riusciremo a scioglierlo per la condizione fisica in cui si trova, doveste scioglierlo in acqua. Allora sì che capite se quel cioccolato è buono oppure se quello è un cioccolato industriale con l'aggiunta di zucchero e spezie. Nel caso di Donna Elvira, veramente ha delle tavolette che valgono la pena sia di essere cioccolato in tazza che di essere degustate, cosa che io insegno come degustare anche questo tipo di prodotto, perché comunque fa parte della nostra storia, della nostra tipicità, esattamente come in Valencia oppure in alcuni paesi dell'America Latina. Devo dire che io stato da Donna Elvira anche le sue fave di cacao che ho in studio e che spesso utilizzo come degli snack, non hanno zuccheri, hanno un contenuto di polifenoli altissimo e quindi anche quelle hanno una dolcezza e un equilibrio di sapori incredibile. Donna Elvira, che anch'io che approfitto per salutare durante questa diretta, perché ho conosciuto grazie anche a te fondamentalmente, e che mi ha portato anche in uno dei ristoranti migliori di Modica, ricordo benissimo l'esperienza, cioè, migliore, certo. Con lei l'esperienza al ristorante, ripeto, è stato bello comunque condividere insieme anche la passione per il buon cibo. Quindi a volte quello che accomuna tutte noi, appunto, è semplicemente la voglia, il desiderio di fare esperienza attraverso il cibo e di condividere il piacere di mangiare bene. Perché come nutrizionista mi piace sempre dire che è vero, il cibo è nutrimento. Sicuramente nasce innanzitutto per nutrire il nostro corpo, ma è anche tanto altro, è anche cultura, è anche tradizione, è anche convivialità, quindi non dobbiamo mai dimenticare anche tutti gli aspetti legati al cibo e che fanno del cibo anche il motivo, una delle cose più belle e più goduriose che ci siano. Direi che siamo alla conclusione un po' della nostra diretta. Chiedo magari a chi ci sta seguendo se ci sono delle domande specifiche che volete fare. Io intanto guardavo sempre la chat e oltre a tutti i saluti di tutte ci sono i complimenti, saluto e ringrazio tutti per essere stati insieme a noi. Non vedo domande in questo momento.
Quindi Monica, vorrei concludere innanzitutto con il ringraziarti. È stato molto piacevole passare questa oretta insieme. Grazie per essere stata da subito disponibile nel voler affrontare questo argomento, nel voler condividere parte appunto della tua conoscenza, perché è veramente una piccolissima parte quella che abbiamo vissuto insieme. È un'estensione di conoscenza riguardo l'analisi sensoriale e il gusto che è enorme. No, è vero, io lo sai che sono buona quando devo essere, i miei pazienti sanno che sono cattiva anche quando devo essere, cattiva nel giusto e neanche per la loro salute, per il loro benessere, però effettivamente davvero ti ringrazio per aver condiviso questo tempo insieme a me sul mio canale e niente, se c'è qualcosa che vuoi dirmi per concludere ti aspetto. No, io vorrei dire che io credo che questa cosa, per chi non ha avuto modo di vederla, è registrata e quindi avremo modo di metterla sia nel tuo canale che nel mio Visiting Labs o nel mio profilo, quindi speriamo, e se avete domande siamo a vostra disposizione, scrivete a Dalila o scrivete a me su info@monicameschini.com, sarà un piacere rispondervi. Perfetto, io approfitto anche per invitare tutti a iscriversi alla pagina Darrow Wellness, ci saranno altre dirette con esperti come Monica per affrontare sempre il tema del benessere, della cultura legata al cibo, dal punto di vista della nutrizione, dell'educazione al gusto, per appunto migliorare sempre di più la nostra consapevolezza e la nostra voglia e conoscenza di mangiare bene. Grazie ancora Monica, a presto. Vediamo presto. Assolutamente. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.